iPhone 10 o iPhone 8 Plus, quale scegliere? Una domanda che mi avete fatto davvero in tanti in questi giorni, una domanda a cui non è sempre molto semplice dare una risposta. Infatti anche se hanno davvero tanto in comune, questi smartphone sono a mio avviso destinati ad una tipologia di utenti abbastanza diversa. L'iPhone 10 è la novità, le sue dimensioni sono praticamente una via di mezzo tra l'iPhone 8 e l'iPhone 8 Plus, la scocca è realizzata in acciaio e la parte posteriore è in vetro. Parte posteriore in vetro anche per l'iPhone 8 Plus che ha una scocca in alluminio, serie 7000, entrambi sono resistenti ad acqua e polvere con certificazione IP67 ed entrambi hanno le fotocamere posteriori sporgenti. L'iPhone 8 Plus è in orizzontale, l'iPhone 10 invece è in verticale. Con una sola mano l'iPhone 10 è decisamente più comodo da utilizzare, pesa 174 grammi contro i 202 grammi dell'iPhone 8 Plus. Per facilitarne l'uso su entrambi è possibile far scendere l'interfaccia utente, basta un doppio tocco sul tasto Home sull'iPhone 8 Plus, sull'iPhone 10 invece occorre uno scorrimento del dito sulla barra Home. Oltre al display, una delle principali novità dell'iPhone 10 riguarda proprio il tasto Home, che non c'è più. Le interazioni con l'interfaccia utente sono state infatti sostituite da una serie di gesture che all'inizio potrebbero sembrare un po' scomode, ma che dopo un po' di tempo risulteranno estremamente comode e naturali. Con il tasto Home su iPhone 10 di conseguenza scompare anche il Touch ID, che riconosce comunque in modo rapido ed efficace le impronte digitali sull'iPhone 8 Plus, sostituito dal Face ID. Nella parte superiore infatti c'è la True Depth Camera che riconosce il nostro volto grazie ad una mappatura tridimensionale resa possibile dalla proiezione di oltre 30.000 punti invisibili ad occhio nudo che vengono invece rilevati da una fotocamera ad infrarossi. Dopo diversi giorni di utilizzo posso dire che si tratta di un sistema efficace che non fa affatto rimpiangere il Touch ID. Ovviamente è un sistema che ha comunque qualche limite di utilizzo, non funziona ad esempio se abbiamo naso e bocca coperte da una sciarpa oppure con particolari occhiali da sole, ma anche il Touch ID ha i suoi limiti, non funziona infatti se abbiamo le dita bagnate oppure se indossiamo dei guanti. Questo sistema di riconoscimento del volto su iPhone 10, oltre a rendere possibile la modalità ritratto anche per i selfie e ad offrire anche una maggiore precisione quando si utilizzano applicazioni di realtà aumentata, ha anche reso possibile le animoji. La fotocamera infatti è in grado di rilevare oltre 50 movimenti dei muscoli facciali con cui possiamo animare diversi personaggi. Ma passiamo ora ai display e qui ci sono davvero tante differenze, cambiano infatti sia la diagonale che il rapporto di forma. L'iPhone 10 ha un display Super Retina HD, un OLED da 5.8 pollici di diagonale con una risoluzione di 2436x1125 pixel, l'immancabile 3D Touch, una densità di 458 ppi e supporto all'HDR, al Dolby Vision e dalla gamma cromatica P3. Gamma P3 supportata anche dal display di iPhone 8 Plus che è un IPS Full HD da 5.5 pollici di diagonale, sempre con 3D Touch e con una densità di 401 ppi. Su entrambi i pannelli c'è la tecnologia True Tone che regola automaticamente il bilanciamento del bianco in base alla luce dell'ambiente in cui ci troviamo. Personalmente non amo molto questa funzionalità perché a mio avviso tende a rendere sempre un po' troppo caldo il bianco per i miei gusti. Dal punto di vista qualitativo invece ci troviamo davvero di fronte a due ottimi pannelli, uno dei migliori OLED contro il migliore IPS. Il display dell'iPhone 10 è ovviamente un maggior contrasto grazie al suo nero assoluto, ma iPhone 8 Plus si difende davvero molto bene. Entrambi hanno un'elevata luminosità, ampi angoli di visione e si vedono perfettamente alla luce diretta del sole. Il comparto hardware è praticamente identico, su entrambi abbiamo il processore Apple A11 Bionic supportato da 3 GB di memoria RAM di tipo LPDDR 4X che non consentono di tenere sempre attive in background tante applicazioni. Le prestazioni sono comunque ottime sia sull'iPhone 8 Plus che sull'iPhone 10, anche se su iPhone 10 c'è comunque ancora bisogno a mio avviso di qualche ottimizzazione ed ho anche notato che tende a scaldarsi un po' di più. Una cosa che al momento ho trovato fastidiosa sull'iPhone 10 è che molte applicazioni devono essere ancora aggiornate per adattarsi al meglio alla nuova risoluzione e si vedranno quindi con una barra nera sia sulla parte superiore che su quella inferiore. I video invece possono essere visti in 16 noni oppure messi a tutto schermo tramite un doppio tocco sul display oppure un pinch con le dita. Su entrambi c'è il Wi-Fi AC Dual Band, il Bluetooth 5.0 e l'NFC, il GPS assistito supporta anche GLONASS e Galileo.
Sia l'iPhone 8 Plus che l'iPhone 10 non mi hanno mai dato nessun problema per quanto riguarda la ricezione ed anche la qualità audio in capsula è corposa ed ha un volume elevato. Anche durante la riproduzione di contenuti multimediali su entrambi la qualità è molto buona, leggermente più ricca di bassi sull'iPhone 10. Per quanto riguarda l'autonomia, l'iPhone 8 Plus vince di poco, anche se ha una batteria leggermente meno capiente, 2675 mAh contro 2717 mAh. Su entrambi la ricarica è lenta con il caricabatterie in dotazione e c'è anche la ricarica wireless. La ricarica rapida invece è possibile solo tramite dei caricabatterie opzionali. Quasi del tutto identico anche il comparto fotografico, 7 megapixel con apertura f2.2, HDR e stabilizzatore digitale per quanto riguarda la fotocamera anteriore che, come detto, sull'iPhone 10 consente anche la modalità ritratto. Doppia fotocamera da 12 megapixel con flash a 4 LED sulla parte posteriore. Cambia il teleobiettivo che sull'iPhone 10 ha anche la stabilizzazione ottica ed ha un'apertura f2.4 rispetto ad una f2.8 dell'iPhone 8 Plus. Dal punto di vista qualitativo non ci sono molte differenze, entrambi assicurano foto contrastate e molto dettagliate in condizioni di buona illuminazione ambientale con colori che risultano sempre molto naturali e bilanciati. Il teleobiettivo più luminoso e con stabilizzazione ottica consente all'iPhone 10 di ottenere degli scatti migliori anche in condizione di illuminazione più difficile. I video hanno una risoluzione massima 4K a 60 frame al secondo e sono generalmente di buona qualità, un po' meglio a mio avviso sull'iPhone 10, sempre grazie al secondo sensore più luminoso. L'audio dei video è di buona qualità, ma non è stereofonico. L'iPhone 8 Plus viene venduto a 949 euro in versione da 64 GB di memoria integrata, si sale a 1119 euro invece per la versione da 256 GB, 70 euro in meno rispetto alla versione da 64 GB dell'iPhone 10, che sale a ben 1359 euro nella versione da 256 GB, davvero troppi. L'iPhone 8 Plus ha un design divenuto ormai fin troppo classico, è grande e pesa anche abbastanza per essere un 5.5 pollici, usabilità che invece a mio avviso è uno dei punti di forza dell'iPhone 10, che è anche un design più piacevole ed attuale. Un altro punto di forza a mio avviso dell'iPhone 10 è proprio il Face ID, che personalmente inizio a preferire al Touch ID. Queste sono quindi le principali differenze, per il resto a voi la scelta. Voi quale preferite? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque, per avere qualche informazione in più, per vedere anche un confronto fotografico diretto, vi invito a leggere anche l'articolo che ho pubblicato da poco su HDblog, vi lascio il link in descrizione dove trovate anche il tasto per iscrivervi al canale e se questo video vi è piaciuto anche per mettere un mi piace.